106 a barare le leggi dell'eversione della feudalità. Cacciati via i francesi, tornano i Borbone che mantengono queste leggi e le estendono nel 1812 pure in Sicilia. È una vera e propria rivoluzione. La terra non è più diritto di Dio, ma regolata da ordinarie leggi sulla proprietà privata. Se può accattare, se può vendere e se può pure spartire. I feudatari non hanno più funzioni pubbliche, non gestiscono più l'amministrazione della giustizia e manco delle tasse. I feudi si trasformano in latifondi. Comincia da questo momento un lento e progressivo spezzettamento della terra. Comincia da questo momento un lento e progressivo spezzettamento della proprietà. La tanto discussa arretratezza storica dell'Italia meridionale e della Sicilia non è dovuta, come ci hanno provato a spiegare, da questioni antropologiche con le cosiddette teorie culturaliste: e tu sei un mammone, e tu sei un familista morale, e l'invenzione dell'omertà, vere e proprie teorie razziste. No, è dovuta dal fatto che questo processo è troppo lento, è poco progressivo. Ci sono voluti ben 150 anni di lotte affinché finissero gli antichi e ingiusti rapporti di proprietà. Era la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mano a mano che le truppe anglo-americane risalivano la penisola, si riaccende la partecipazione politica e civile delle masse contadine. Allo sud c'erano secoli di fame e miseria. Si chiedeva pane e lavoro, pane e lavoro, pane e lavoro. Avvengono i primi tumulti, si cominciano a occupare le prime terre da coltivare. La sponda istituzionale arrivò nel 1944. Secondo governo Badoglio, governo che univa tutte le forze antifasciste. Vengono emanati i decreti dello ministro Fausto Gullo. Terre incolte o mal coltivate affidate a cooperative di contadini poveri. Ora questa è la grande legge rivoluzionaria. Non solo per la prima volta si dava la terra ai più bisognosi, ma in più teneva pure la visione di portare i lavoratori a collaborare tra loro. Sia da qui, da questo momento, quella che è stata definita la stagione del risveglio, la stagione dello movimento contadino, la resistenza del popolo d'Italia meridionale e di Sicilia, una lotta pacifica, combattuta per la terra, perché la terra era tutto: pane, lavoro, dignità, terra e libertà. Fu una lotta epica che ebbe anche i suoi martiri e i suoi caduti, e che il giovane poeta e politico socialista lucano Rocco Scotellaro cantò nei suoi versi. È fatto giorno, siamo entrati in gioco anche noi, con i panni, le scarpe, le facce che avevamo. Sempre nuova è l'alba, sempre nuova è l'alba. Sulle terre incolte d'Arneo, noi porteremo la vita e il lavoro, daremo le terre a tutti coloro a cui l'agrario per anni negò, per anni ed anni. Dai governi, dai preti e dai signori.